Benvenuti in questo nuovo appuntamento con Cassette Beasts. Nello scorso video ci siamo risvegliati a Nuova Virral, una terra situata in un non meglio precisato universo parallelo a quello dal quale veniamo. Non siamo gli unici naufraghi di questo posto e l'isola è abitata da mostri. Abbiamo imparato le basi della lotta e della registrazione, che sarebbe la cattura di questi mostri. Abbiamo fatto la conoscenza di Kaylee, che ci ha subito messi al lavoro. Mentre eravamo in perlustrazione con lei, ci siamo imbattuti in una strana struttura. Ed è qui che riprende la nostra avventura. Allora, Kaylee, ti senti pronta ad esplorare questa strana struttura che sembra porti nelle profondità di Nuova Virral? È strano però che sia la prima volta che in 100 anni vedono una struttura del genere. È una stazione ferroviaria? Non dovrebbero esserci problemi se diamo un'occhiata, giusto? Penso proprio di no. Incuriositi entriamo nella struttura appena emersa. Sembra che sia una linea ferroviaria ormai in disuso. L'aria al suo interno è pesante e si fa fatica a respirare. Questo posto puzza di metallo bruciato, non riesco a spiegarlo. Link, senti anche tu qualcosa nell'aria? Passiamo ai ritornelli ed ecco che si palesa davanti a noi una specie di divinità. Sei tu, Mordred. Avvicinati, figlio mio. Voglio vederti un'ultima volta. Ma questo è... Il lungo conflitto è giunto alla fine. Temo che questa volta mi abbia sconfitta davvero. Link, credo che questo sia un arcangelo. Dobbiamo andarcene, ora. Non è come gli altri mostri, non siamo al sicuro. Cosa ti è successo? No, no, tu non sei della mia stirpe. Ancora una volta vieni a cercarmi con la spada in mano? Oh no. Arcangelo Morgante, spirito infranto. È un mostro, o meglio, un arcangelo di livello 100. Però è in fin di vita. Non c'è possibilità di scappare. Non ci resta altro da fare che combattere. Facciamoci sotto. Volendo massimizzare i danni per far durare il meno possibile la lotta e quindi ricevere meno danni, cerco di aumentare il mio attacco con Affila e faccio schivare a Kaylee dei possibili danni che potrebbe ricevere. Non morirò qui, non così. Mi senti, Link? Non finirà così, non è possibile. Mi rifiuto. Combatteremo questa cosa e lo faremo insieme. I cuori di Link e Kaylee sono all'unisono. Stregnata. Quando i tuoi obiettivi sono allineati con quelli di un compagno, potete fondervi per diventare un unico mostro più potente. Più sei vicino al tuo compagno, maggiore sarà la potenza della vostra fusione. Tieni d'occhio la barra fusione, però. Potete fondervi solo quando è pieno.
Morgana! Sconfitta, bene bene. Attenzione perché otteniamo muro elementale per Stregovina e materiale fuso. Emana un forte odore di uova marce, ma i ranger sembrano considerarlo prezioso. Uva upgrade, uno strano grappolo d'uva sottosopra che si dica nasca dai semi piantati nel giorno dei contrari. Mangiare un grappolo potenzia immediatamente il nastro di una stella. Ok, e altri oggetti. Ottimo. Come abbiamo... Non ne ho idea. Il tuo vigore è aumentato di 20%. Ora puoi pranare per 3,0 secondi. Basta! Il mio tempo sta per finire. Perché sei in questo luogo miserabile? Voglio tornare a casa. Capisco. Esiste un modo. Nessuno conosce il sentiero tranne me. A me serve un tramite e a te una guida. Ridammi la mia forza e in cambio ti condurrò via da questa terra. Tramite? Molto bene, ascolta la mia canzone. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino si allungherà alquanto. Il resto della canzone è troppo sommesso, non riesci a capirlo. Link, stai bene? Cos'è successo? Per un attimo hai perso conoscenza. Dobbiamo andarcene. Alla stazione sono successe molte cose. Probabilmente dovremmo parlarne. Riguardo ad Arcangelo. Arcangeli. Pare che i primi malcapitati approdati sulle coste di Nuova Virra pensassero che i mostri di questo luogo fossero angeli. E alcuni di loro hanno scritto di altre entità, più grandi delle altre. Creature che vengono percepite e viste come sbagliate. Quindi sono più di uno. Di conseguenza hanno chiamato queste altre creature Arcangeli, il grado più alto dell'Ordine degli Angeli. Chiaramente, quando hanno scoperto di poter combattere e sconfiggere i mostri normali, questi hanno perso il loro fascino angelico. Quindi gli altri mostri sono mostri normali ora. Nel corso degli anni sono stati chiamati in molti modi. Angeli, demoni, diavoli, spettri. Ora li chiamiamo semplicemente mostri, va bene per tutti. Le altre creature, tuttavia, come quella che abbiamo combattuto, le chiamiamo ancora arcangeli. Non sappiamo cosa siano, non si vedevano da molto tempo. Quindi li conosco, ne sono già apparsi. Però non sapevano dove trovarli, forse? Quindi sono nascosti, in teoria. Guardando la cosa che abbiamo combattuto, è difficile da spiegare. Sembrava di vederla nel modo sbagliato, come se cercassi di guardare un film con un binocolo o qualcosa di simile. Ah, scusa, sto dando per scontate alcune cose. Dopotutto veniamo da mondi diversi, magari non sai cosa siano i film. Cosa sono i film? No, in realtà lo so. Ok, grande. Sono a Nuova Virra da 3 anni e non ho ancora imparato ad adeguare i miei riferimenti culturali quando parlo con nuova gente. E riguardo la fusione, oh, quello. La fusione è un raro fenomeno che i ranger conoscono bene. In natura ci sono mostri che si sono fusi e a quanto pare anche il capo dei ranger è in grado di farlo. Nelle giuste circostanze due persone in forma di mostro possono unirsi e formare un potente essere. Immagino che le giuste circostanze includano l'essere quasi uccisi da un arcangelo. È stato strano, in quel momento condividevo il corpo con te e quell'essere era al tempo stesso noi e non noi. Non mi ero mai fusa con nessuno finora. Di certo non mi aspettavo di fondermi con qualcuno che conosco a malapena. È successo nella foga del momento, giusto? Scusa, mi mette in imbarazzo parlarne. Beh, senza non ce l'avremmo fatta. Ora che è successo ho una strana sensazione, come se dentro di me si fosse aperta una porta che non sapevo esistesse. Sento che potrei fondermi nuovamente con te se dovesse servire. Beh, mi fa piacere sapere che la fusione non è poi un argomento così intimo. Quell'arcangelo, Morgante, ora i suoi ricordi sono dentro di te? E sa come lasciare Nuova Virral?
Se c'è anche solo una possibilità che ci aiuti a lasciare l'isola e a riportare le persone alle loro case e alle loro famiglie, dobbiamo scoprirlo. Lo dobbiamo alla gente di Nuova Viral. Che dici, ci stai? Facciamolo. Ah, abbiamo relazioni. E possiamo fonderci con Kaylee nelle battaglie normali. Battaglie normali? Ok, le fusioni hanno 5% di forza in più. La forza della vostra relazione influenza direttamente la vostra forza dopo la fusione. Se un arcangelo ti ha dato quella visione, allora devi trovarne un altro. E quando accadrà dovrai essere abbastanza forte da affrontarlo. Perfetto, c'è una nuova missione, Terra della Confusione. Individua gli arcangeli per completare la canzone di Morgante, quindi segui gli indizi che contiene per trovare la strada di casa. I ranger hanno un corso di addestramento che ti aiuterà a diventare abbastanza forte. Cominciamo organizzando un incontro con il capo dei ranger. In questo momento dovrebbe essere all'avamposto del parco. Hey! Non voglio più ripeterlo! Harbor Town non cadrà per colpa di voi sanguisughe! Non si può proprio ragionare. Tornate strisciando nell'oscurità da cui è arrivato, dovrete vedervela con me. Ho già combattuto contro quelli come voi e ho vinto. Volete una dimostrazione? Meglio che ce ne andiamo per ora, ma con il tempo capirei che sappiamo cos'è meglio per tutti voi. Dite alla vostra gentaglia che questa città è protetta da Eugene. Mi faccia sapere se quei vermi le daranno ancora fastidio, signora. E qualunque cosa succeda, non li inviti a casa se è quello che vogliono. Thank you. Ok. Oh, ehi, mi dispiace per il brutto spettacolo. Sono Eugene, ma credo lo sappiate, perché l'ho appena urlato a quei tizi. È sempre bello vedere un volto nuovo da queste parti, Link. Chi era quella gente? Ti risparmio i dettagli, ma loro non appartengono a questo mondo. Diciamo che non tutti i mostri di Nuova Virra assomigliano a mascotte dei cereali. Comunque, devo sorvegliare quei tipi, non posso rischiare che si approfittino della brava gente di Harbor Town. Posso essere d'aiuto? Se vuoi sporcarti le mani, sarei felice di avere il tuo aiuto. Incontriamoci in questo posto. Ti darò tutte le informazioni una volta lì. Ma preparati per un bello scontro, le cose potrebbero mettersi male. Ok. A questo punto decido di raggiungere l'avamposto dei ranger al parco di Nuova Virral per incontrare Yante e iniziare così l'addestramento per diventare ranger. Ehi tu. Di solito non siete così spavaldi da avvicinarvi tanto al nostro avamposto. Perché non te ne vai finché la conversazione resta civile? Non vuoi andartene, eh? Immagino che dovrò sporcarmi le mani. Wow! Magabaspide? Quella è una fusione? Wow, quanti danni gli ha fatto. Livello 60, è davvero forte. C'è un motivo se comanda lei, eh? Ah, quindi lei è capo dei ranger. Ottimo a sapersi. È proprio la persona che dobbiamo incontrare, giusto? Yante, piacere di conoscerti, giovane. Beh, che te ne pare di questo avamposto? È rimasto abbandonato per molto tempo. Con qualche lavoretto l'abbiamo trasformato in un punto di sosta per i ranger stanchi. Mi piacerebbe dirti che difendiamo la gente di Nuova Virral da un'implacabile orda di mostri. E più delle volte facciamo lavori saltuari per la comunità. Niente di esaltante. Kaylee può confermarlo. È una delle nostre reclute più recenti. Beh, io e Link abbiamo appena affrontato un arcangelo. Eh? Davvero? Dovremmo indagare. Siamo sicuri che gli arcangeli esistano, ma le nostre interazioni sono state fugaci. Beh, forse dovremmo trovarne altri. Yante, credo che Link dovrebbe candidarsi per diventare ranger. Beh, che dici Link, vuoi candidarti per entrare nei ranger? Cosa devo fare? Gli apprendisti hanno il compito di incontrare tutti i capitani ranger di Nuova Virral e di superare le loro sfide. Dal momento che hai un grande talento nel combattere i mostri, sono certa che i capitani vorranno mettere alla prova le tue capacità di combattimento. E chi sono questi capitani? Si vede proprio che sei nuovo. Gli apprendisti che superano la prova diventano ranger a tempo pieno, come Kaylee. I ranger hanno molte responsabilità, ma niente che li metta davvero in pericolo. I capitani, come me, gestiscono l'intera operazione. Cerchiamo di proteggere la comunità di Harbor Town e pensiamo a risolvere le situazioni più pericolose. Quindi i capitani sono i migliori ranger. Ecco, prendi uno di questi. Ok. Quindi questo è una...
una targhetta con i timbri da completare. Posso avere un caffè gratis? Ogni volta che supererai la sfida di un capitano ti verrà timbrata questa scheda. Quando l'avrai completata, vieni a trovarmi e potrò registrarti come ranger ufficiale. Ogni capitano ha perfezionato la propria strategia di battaglia. Non si tratta solo di forza bruta. Dovrai imparare come adattare la tua tattica man mano che procedi. Pensi di potercela fare? Sono pronto. Questo è lo spirito giusto. Eccola qua, missione aggiornata. Prendete me. Comunque devo tornare in città. Se hai bisogno di me, passa al quartier generale. E l'edificio con mezza nave incastrata sopra, non puoi sbagliare. Beh, direi di farci subito un salto. Raccogli tre dicerie degli abitanti di Harbour Town. Ok. Dopo una breve sosta al bar per ricaricare le pile, decido di iniziare a raccogliere queste dicerie degli abitanti di Harbour Town e di visitare anche il quartier generale dei Ranger. Parlando con Yante, inoltre, è possibile approfondire la nostra conoscenza sui combattimenti contro i mostri e ricevere qualche nozione extra. C'è anche una macchina che dispensa adesivi per le nostre cassette. È vero che gli adesivi sono diversi e non possiamo scegliere quali sono, però magari provando e riprovando potremo ottenerne di davvero rari. Saluti e ossequi, nuovo arrivato. Sono il professor Percival Hoylake, intrepido indagatore dell'ignoto. Dato che siamo naufraghi in questo regno bizzarro, aspetta una saldamente razionale dare un senso al caos che ci circonda. Sto parlando del metodo scientifico. Dobbiamo osservare, analizzare e derivarne conclusioni. E quanto pare lui è il professore della situazione, quindi lui vuole catalogare tutte quante le bestie dell'isola. Sarei interessato? Maci, dai. Voglio una creatura zannuta appollaiata su un teschio, luogo d'avvistamento al parco. Mi dà anche dei nastri. Top allora. Nel quartier generale dei Ranger, inoltre, c'è anche il Ranger Wilma, con il quale possiamo scambiare il materiale fuso che abbiamo raccolto prima. Certo, alcuni oggetti richiedono più pezzi di materiale fuso, possiamo prenderli sconfiggendo le fusioni, oltre che gli arcangeli. Quindi, vediamo un po' cosa possiamo prendere, magari una tasca per riavvolgere i nastri. Completando poi la missione dicerie dicerie riceviamo un nuovo livello, che serve per far aumentare di un livello il nostro personaggio o quello che ci accompagna. Direi che per oggi ne abbiamo passate tante e le informazioni acquisite sono molte ed è meglio ragionare a mente fredda sul da farsi da qui in poi. Aiutare Eugene, formazione da Ranger, la canzone di Morgante. Abbiamo solo l'imbarazzo della scelta.